Ben ritrovati amici bianconeri, la classifica di Serie A clamorosamente si può ribaltare, il Napoli rischia una penalizzazione, la Guardia di Finanza è entrata dentro la sede della Turris, attenzione perché sta indagando sull'affare Osimhen, su uno dei giocatori che è stato scambiato con il Lille, la Guardia di Finanza non ci vede chiaro e vuole vedere, perché attenzione, la FIGC sembra che non voglia indagare immediatamente, le procure si prendono tempo e tempo, ma la Guardia di Finanza non ha tempo e dice no, voglio vederci chiaro, voglio approfondire questo discorso che nessuno ne parla e ne parlo io, come sparlate della Juve? Voglio ora vedere questa situazione come va a finire se la giustizia sportiva interviene immediatamente e penalizza il Napoli. Prima che approfondiamo questo discorso, come sempre, vi invito, iscrivetevi al canale perché è tutto gratuito. Voi sostenete me, io sostengo voi. Sono qui sempre a difendere la Juve. E parte ora a difendere la Juve, voglio anche mettere in evidenza le ingiustizie che ci sono dappertutto. Signori miei, lasciate un like, poi commentate e attivate la campanellina, così non vi perdete mai un video e siamo sempre live, lei siete incedemente madame e messia, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. La procura vuole indagare sul caso Osimhen, giusto? E lo fa. Cosa succede poi? Si prende 6 mesi di tempo perché ovviamente ha bisogno di tempo per riflettere, per vedere bene cosa succede. Ma sulla Juventus in 2-3 ore ci danno 15 punti di penalizzazione. Questa la chiamate giustizia? No, io la chiamo ingiustizia. Ma cosa succede però sul caso Osimhen? Qualcosa cambia, la Guardia di Finanza non ci vede chiaro e dice ma qui c'è cosa che non torna. Si prende 6 mesi di tempo su un affare che è veramente a vederlo farlocco. 4 giocatori che non sono andati mai a giocare nel Lille, 4 giocatori che si sono persi del tutto. Cosa fa la Guardia di Finanza? Va nella sede del Turris, che era una delle ex proprietarie di un giocatore, e va a prendere tutto l'incartamento, va a prendere documentazione perché vuole vederci chiaro. Attenzione ora, perché se la giustizia è giustizia e si utilizza lo stesso metro che è stato utilizzato contro la Juventus, devono subito aprire un processo, subito un'indagine e dare 15 punti di penalizzazione al Napoli come è stato fatto contro la Juventus. Se è giustizia di quella giusta, come è stato fatto con la Juve, fatelo col Napoli. Poi il Napoli, giustamente, come ritiene la legge, farà i suoi ricorsi e andrà avanti. Però devono farlo subito, come è stato fatto contro la Juventus. Alla Juve hanno rovinato una stagione, hanno falsificato un campionato che rischia ancora di rifalsificarsi se il Napoli viene penalizzato. Come finisce? Chi andrà prima in classifica? Ma i 19 punti alla Juventus li danno. La vedo dura, perché se il Napoli viene penalizzato, secondo me alla Juve i 15 punti non li danno assolutamente più, perché lì hanno veramente paura, perché attualmente la Juve è seconda in classifica. Attenzione che tutto può cambiare, ma signori miei, non succederà, state tranquilli, perché in Italia la giustizia sportiva va soltanto contro la Juve, c'è un sistema contro la Juve. È vero che la Guardia di Finanza è intervenuta, ma voglio proprio vedere ora la FIGC cosa fa. Voglio vedere se la FIGC non dorme sopra. O la FIGC è troppo impegnata a tartassare la Juventus. Troppo impegnata, plusvalenze, stipendi, partnership. Ce ne inventiamo una al giorno. Immediatamente ce ne inventiamo. E chiudiamo subito le indagini e si va subito a processo. Un processo dopo l'altro per condannare la Juve. Mentre il Napoli, la procura si prende tempo. Ma c'è un ma grandissimo, che si chiama Fiamme Gialle, Guardia di Finanza. Questa perquisizione può cambiare il destino della classifica di Serie A. Attenzione, attenzione, ma occhio, perché non solo il Napoli ora nell'occhio del ciclone, non solo il Napoli, attenzione, perché ora vogliamo proprio vedere come finirà. Cosa farà la Guardia di Finanza con questi documenti? Si aprirà subito un'indagine, perché lo voglio vedere, perché la FIGC ora non può tirarsi niente e dire abbiamo bisogno di tempo. No, perché la Guardia di Finanza non vuole tempi, vuole che la cosa si risolva da subito. E vediamo se il metro è lo stesso, il Napoli verrà penalizzato. Occhio, perché ci sono quelli dietro che già sperano nello scudetto di cartone. E chi sono i cartonati? I cartonati hanno un presidente che è pieno di debiti, che sta rischiando veramente di essere arrestato
A parte ciò, rischia ora seriamente che Don Gonghi vogliono i soldi perché è pieno di debiti. L'Inter rischia il fallimento! Ma nessuno ne parla, come mai? Caso Simeone della Guardia di Finanza, piccoli articoli. L'Inter che rischia di fallire, piccoli articoli. Plus Valenza Juve, il finimondo. Il finimondo, tutta Italia, Europa si scatena. L'UEFA apre inchiesta, la FIFA apre inchiesta. Napoli e Inter che rischiano grosso di mettere veramente a repentaglio una stagione intera, tutti stanno muti. Ma io invece lo voglio fare onestamente e tranquillamente. Io non sto dicendo che hanno sbagliato, che hanno fatto un reato, ma voglio che venga usato lo stesso metro che è stato utilizzato contro la Juventus. Voglio indagini imminenti, voglio penalizzazioni imminenti e poi gli diamo il tempo di fare il ricorso, come è stato fatto con la Juve. Alla Juve non è stato dato il tempo intanto di difendersi. Perché nel bel mezzo del campionato non si è mai vista dare una penalizzazione a una squadra. Mai, mai, mai. Questa è antisportività. Questa è slealtà sportiva. Questa. Non quello che viene citato alla Juve, l'articolo 4. Questa è slealtà sportiva. Quando tu dai punti di penalizzazione nel bel mezzo del campionato, falsandolo, non dando credibilità al calcio italiano. Qual è la credibilità? Che una squadra italiana andrà in finale di Champions? È troppo bello fare dei sorteggini così per portare gli italiani tutti in un lato in un mini girone facilissimo. Questo è bello, camuffare le difficoltà serie delle squadre italiane. Facilissimo, proprio facile, perché si vede quello è il livello delle squadre italiane, si sta vedendo come giocano in Europa, a partire dalla Juve che gioca male, non lo mette in dubbio. Non fatemi abbindolare che l'Inter ha vinto contro il Siviglia, l'Inter non ha vinto né contro il Real Madrid, né contro il Bayern Monaco e tantomeno contro il Manchester City, che sia chiaro. Perciò, se la giustizia sportiva esiste, la giustizia sportiva c'è, voglio indagini imminenti sul caso Osimhen, ma proprio subito. E sulla situazione dell'Inter che rischia di fallire, un presidente che ha tanti debiti, voglio proprio vedere se ha i conti in regola in Italia. Non andate a cercare la Juve che, ripeto, ha fatto quasi 1 miliardo di ricapitalizzazione per sistemare sempre i conti. Sono soldi che perde, attenzione, l'Exor non lo mette in dubbio, ma non li ruba nessuno. Non sono soldi che falsificano bilancio. Questo è quello che si stanno inventando certi procuratori, che per di più poi si scopre che sono pure tifosi di squadre anti-juventine. E questa è la verità. Ora voglio che si indaghi pure. Le indagini devono andare avanti, ma subito. Voglio punti di penalizzazione imminenti. Poi se avete ragione, le cose, come sai, come si dice in siciliano, acqua in avanti e vendo al re, che tutto andrà liscio come l'olio. Ma voglio proprio vedere, perché io sono qui sempre non solo a difendere la Juve, ma a guardare ormai cosa succede in casa degli altri. Perché se i giornali fanno finta di non sapere, di tapparsi le orecchie, tapparsi gli occhi e tapparsi la bocca, io nel mio video lo dico tranquillamente quello che sta succedendo. Speriamo, ma proprio speriamo, che la giustizia sportiva, anche per Napoli e Inter, usi lo stesso metro che ha utilizzato per la Juventus. Condividete questo video perché è importante che va avanti quello che sta succedendo e sia chiaro a tutti. Fino alla fine, forza Juventus. Gli me ne vaio. Ossa benedica a tutti, picciotti. Ciao.